siamo arrivati. Puoi scendere, va bene, scendi. E siamo a Scolgitti. Scolgitti. C'è forte vento e mare grosso, ma qua siamo coperti perché c'è un palazzo. Siamo coperti. Appena mi sposto c'è un fortissimo vento. Eh sì, siamo andati via poi dal camping di Nettuno stamattina, ieri dopo uno stupendo tramonto. Ho avuto l'onore di assaggiare gli arancini che prepara il padre di Andrea. Mamma mia, uno spettacolo. No, vabbè, questi sono gli arancini fatti in casa dalla mamma di Andrea. È lo scambio culturale, ieri Napoli, oggi Sicilia. Lo scambio equo. Buoni, buonissimi. Soprattutto uno poi in particolare che era salmone gorgonzola. Non l'avevo mai provato, buono. E niente, quindi rimaniamo qui al coperto dal vento e penso che rimaniamo qui, dopo ci andiamo a fare due passi giusto per fare bisogno a Gaia, ma con questo vento dove vuoi andare? Dove vuoi andare con questo vento? Dove vuoi andare? Ops. Coffee cups and cigarettes laying around the room. I don't mind a little mess, just wanna stay with you. And we'll do anything that we want today. Won't be scared of falling down no more. So take me away, some other place. Innocence fading away as we learn the truth. And we'll be anything that we wanna be. Gonna get what's coming anyway. So take me away. Gaietta mia, piove, che ci possiamo fare? Che ci possiamo fare? Piove. Non possiamo farci proprio niente. Dobbiamo stare per forza in campo. Quando fa il tempo così, ti scocci di stare chiusa dentro, lo so. C'è una bella spiaggia dove si può correre.
Mannaggia te, mannaggia, come ti piace a te. E beh, che vogliamo? Comunque sono stato veramente molto bene. Voglio di nuovo ringraziare ad Andrea per la sua grandissima ospitalità. Sono andato via anche perché, come si dice, l'ospite è come il pesce. Dopo 3 giorni puzza e quindi per evitare di puzzare troppo è meglio andare via. Certo, con un tempo così, stare qui a scoglitti senza poter uscire dal camper, non so cosa mi metterò a fare. Probabilmente mi preparerò un pranzo-cena per stasera, per oggi pomeriggio, ma più di questo non posso fare. Ah sì, una cosa posso fare è aggiustare la tendina che ogni tanto si sgancia, che sta una vitarella che si è spanata. E gliela posso cambiare, ma questa è vero no? È vero no? Ma che faccia da cane che c'hai? Che faccia da cane che c'hai? Faccia da cane. Sta cana. Sarà la noia di questa pioggia, sarà quello che volete voi. Mi sta venendo fame. Mi sto preparando un riso con patate e un risotto, tipo risotto con patate e salsiccia. Facciamo tostare un po' il riso e poi ci mettiamo le patate e la salsiccia. E ci siamo quasi. Ovviamente le salsicce e le patate ce le avevo già fatte. Quelle dell'altro giorno che mi sono congelato, che erano troppe, e quindi ho pensato di farne una cosa veloce. Secondo me viene proprio buono. Si sente un odore meraviglioso. È quasi fatto, sì, pochi minuti. Due. Ci siamo, una spolverata di parmigiano, chiudo, spengo e voilà, facciamo mantecare 2 minuti e si mangia. La pappa è pronta, oppla, vai. Ed è pronta anche la mia. Tovagliolino. La faccia è buona e pure l'odore. Non c'ho vino. Non c'ho vino. Mi prendo una birra. Signori, buon appetito. Buon appetito guardando il mare. Comunque, sinceramente, sembra inverno, sembra che ora è iniziato l'inverno, fa freddo veramente, cioè improvvisamente fa freddo. Mi sono messo un'altra volta la felpa, cioè, incredibile ma vero. Vabbè, ho saputo che al nord addirittura sta nevicando, quindi scotta. Buonissimo, buono, 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 veramente. Ottimo, ottimo, e questa salsiccina, ne vogliamo parlare? Hai finito di mangiare? Io no, io sto iniziando ora. Buono, 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 veramente. Ho capito che devi fare la pipì, ho capito, devi fare la pipì. Vabbè, scende un attimo, sta piovendo, hai capito? Adesso siamo chiusi nel camper da stamattina, lo so, e ma intanto piove.
Vai, vai tu, vai. Cioè, siamo proprio in inverno. Che vuoi da me? E invece ci possiamo fare il bagno. Una cosa veloce abbiamo fatto. Basta. Qua continua a piovere. Sono rimasto completamente solo. E qua rimaniamo pure stanotte. È inutile che ci spostiamo. Dove andiamo con questa pioggia? Domani che dovrebbe spiovere ce ne andiamo. Va bene? Sei triste? E che posso fare? Beh signori, che dire? Buonanotte a tutti.